Faccio una certa fatica a parlare dei libri che escono in questi anni, ma non perché non li legga, non perché non ci siano cose interessanti, ma perché in qualche modo nel momento in cui cominci a commentare i libri che ti crescono intorno, difficilmente ti salvi da un chiacchiericcio, da tutto certi modi orribili della Repubblica, delle lettere, da certe gelosie di salotto. Insomma, è un territorio che furbescamente ho sempre cercato di evitare. Questa volta però non riesco a farne a meno, non riesco a farne a meno perché ho incontrato il Colibrì di Sandro Veronesi. Quando in vita ti capita di leggere un libro che ritieni da subito, già da una prima lettura distratta, essere un vero e proprio capolavoro, beh, forse il tuo dovere è di restituire qualcosa, no? Di dire esattamente come ti ha fatto sentire quel libro, di dire a tutti il valore che tu credi di aver riscontrato in quel romanzo. Di nuovo, per fugare ogni possibile dubbio, gossip o chiacchiericcio, io sono stato allievo di Sandro Veronesi, sono stato allievo più di 2 decenni fa. Dovessi incontrarlo non mi riconoscerebbe, però lo dico per evitare qualunque possibile polemica. Al netto di tutto questo, ci sono alcune cose in questo romanzo che mi colpiscono in maniera particolare. Innanzitutto, io ho sempre pensato che fosse un errore, un eccessivo esercizio di, diciamo, di smontaggio, di decostruzione della struttura temporale, no? Ebbene, questo romanzo in qualche modo mi ha fatto ricredere. Perché pensavo fosse un errore? Perché quando leggiamo è sempre un po' difficile tenere il punto. L'8 gennaio del 2004 succede qualcosa, poi la pagina dopo si ritorna indietro di 20 anni e siamo nell'84. Cioè, sono tutta una serie di operazioni che leggendo affaticano il lettore. Allora ho sempre pensato che fosse in qualche modo un vezzo, un errore farlo, finché non arriva Sandro Veronesi e ti dice: no, Alessio, tu non hai capito un cazzo, in realtà se questa cosa la fai bene, allora riesce. Però di recente ho visto un'intervista a Sandro Veronesi in cui appunto gli chiedono secondo quale criterio abbia montato i vari capitoli del suo romanzo, e lui dice una cosa che mi ha molto colpito, cioè il Colibrì parla della vita di un uomo, di Marco Carrera, e questa vita è una vita molto sofferta, una vita in cui il dolore in qualche modo si annida con tenacia e si ripropone in tante e diverse forme. Un dolore di perdita, un dolore di abbandono, insomma, è davvero un personaggio sottoposto a una tensione quasi indicibile. E Veronesi dice: io da lettore fatico quando l'autore mi chiama, mi coinvolge su un dolore troppo forte. Lui dice: io da lettore ho l'istinto a proteggermi da quel dolore. Eppure, come dire, questa storia, sicuramente, dopo aver letto, posso dire con certezza, seppure è una storia di dolore, è una storia che meritava di essere raccontata. E allora quello che sceglie di fare Veronesi è quello di smontare la cronologia, in modo da far sì che alcune tragedie, diciamo, che capitano al protagonista, in qualche modo le vediamo prima, ma poi subito dopo vediamo comunque degli eventi felici, degli eventi lieti, o comunque uno scorrere abbastanza normale e equilibrato della sua vita. E allora questo continuo muoversi nel tempo fa sì che noi in qualche modo siamo in grado di sopportarlo quel dolore, di farcene carico, e di non sentirci schiantati dalle sofferenze del protagonista. Ora, tutto questo colpisce perché è vera anche un'altra cosa, e in questo romanzo questo viene fuori, cioè che il dolore in qualche modo ha un processo di maturazione, cioè il dolore viene acuito dal tempo, cioè tanto più una persona ti è cara, tanto più l'hai frequentata per lungo tempo, tanto più la sua scomparsa è dolorosa, o tanto più il non detto tra due personaggi sedimenta, macera per anni, tanto più la resa dei conti è dolorosa, tanto più è forte. E quindi il paradosso di questo libro è che viene smontato perché il dolore non sia troppo forte, operazione riuscitissima, ma al tempo stesso copro un arco temporale talmente ampio che comunque, anche se noi
gli eventi li vediamo accadere prima di altri, in un ordine cronologico scomposto, comunque sia noi percepiamo quel lento maturare dei fatti e quella stratificazione di emozioni che poi portano il dolore a essere davvero puro, a essere davvero potente, a essere in qualche modo devastante per il protagonista e per noi che leggiamo e che ci immedesimiamo. C'è un'altra cosa che mi piace molto in questo romanzo, che è un paragrafo all'inizio di un capitoletto, in cui a un certo punto Veronesi si lascia andare a una sentenza aforistica, no? Si lascia andare perché? Perché ovviamente ogni volta che noi ci mettiamo a usare un tono aforistico, noi stiamo rischiando, cioè la nostra penna non è in perfetto equilibrio, perché il lettore ci aspetta al varco, perché l'aforisma può essere contestabile, perché è in qualche modo un momento in cui noi, pur non volendolo, ci stiamo mettendo in cattedra, stiamo dicendo al lettore la vita è così. E allora questa cosa per farla la dobbiamo fare bene, e forse dobbiamo farla solo quando abbiamo davvero un'immagine molto forte da dare al lettore. E questo è il caso di Veronesi, che adesso leggiamo, ma non è soltanto una splendida frase aforistica, è anche la bravura di Veronesi poi nel depotenziare la carica, la carica retorica che di per sé sempre una frase aforistica si porta dietro. E vedremo che a un certo punto ci porta verso un bisogno fisiologico, quindi verso il più basso, no, degli istinti umani. E questa cosa la fa con perfetta cognizione di causa, la fa per non darci la possibilità di puntare il dito contro l'autore e dire tu ti sei avvalso di troppa retorica. Dovrebbe essere noto, e invece non lo è, che il destino dei rapporti tra le persone viene deciso all'inizio, una volta per tutte, sempre, e che per sapere in anticipo come andranno a finire le cose, basta guardare come sono cominciate. In effetti, quando un rapporto nasce, c'è sempre un momento di illuminazione nel quale si riesce anche a vederlo crescere, distendersi nel tempo, diventare ciò che diventerà e finire come finirà, tutto insieme. Si vede bene poiché in realtà è già tutto contenuto nell'inizio, come la forma di ogni cosa è contenuta nel suo primo manifestarsi. Ma si tratta di un momento, per l'appunto, e poi quella visione ispirata svanisce o viene rimossa. Ed è solo per questo che le storie tra le persone producono sorprese, danni, piacere o dolore imprevisto. Lo sapevamo, per un lucido, breve momento l'avevamo saputo, all'inizio, ma poi per il resto della nostra vita non l'abbiamo saputo più. Come quando ci si alza dal letto di notte e ci si ritrova a brancolare nel buio della nostra stanza per andare in bagno, e ci si ritrova smarriti, e accendiamo la luce per mezzo secondo, e poi la rispegniamo subito. E quel lampo ci mostra la strada, ma solo per il tempo necessario ad andare a fare la nostra pisciatina e ritornare a letto. La prossima volta saremo di nuovo smarriti.